Allora io Oggi è do il possibile, ma benvenuto chiamami a subito, ma Luigi, facciamo una Luigi chiamata che appuntamento. praticamente stasera avrà la possibilità di condividere con noi il titolo dell'incontro, il protocollo da Holon4, scusate, al Da Vinci Bridge. Holon4 è un pochettino Harrison. umoristica come citazione. Io quindi passo volentieri la parola a Luigi, che adesso diventerà il relatore. Adesso ti dico, allora eccolo qui, assegna ruolo relatore. Quindi da adesso, Luigi, se vuoi, puoi condividere il tuo schermo. Aspetta. Dovrebbe vedersi, vero? Molto bene, sì. Ok. Allora, vediamo un po' se parte. Ok. Da che cosa nasce, diciamo, questo mio percorso? Che sì, voglio dire, ha come scopo finale la riabilitazione del mascellare atrofico, ma le stesse considerazioni si possono fare e le faremo nell'arcata inferiore. Nascono soprattutto dal fatto che le zone posteriori della mascella, del mascellare superiori, sono difficili da trattare. Ma così come anche le zone posteriori di una mandibola atrofica, perché i volumi ossei sono ridotti, in particolare nel mascellare superiore, ci troviamo di fronte anche a un osso di scarsa densità. Già alcuni studi in passato, ma poi vedremo anche alcuni recenti, ci dicono che allorquando ci troviamo a mettere impianti in osso poco denso, ci sono dei problemi. Non solo ci sono dei problemi nel mettere impianti in osso poco denso, ma ci sono dei problemi anche dovuti al fatto che in queste zone qui impianti più lunghi danno una garanzia maggiore. E allora, soprattutto nel mascellare superiore, ci sono diversi modi per riabilitare l'arcata. Fare il grande rialzo, ricorrere a impianti zigomatici, oppure agli stessi impianti corti, o in alternativa all'impianto pterigoideo. Intanto, l'impianto lungo è definito un impianto che sia maggiore o uguale a 8 mm. Poi abbiamo degli impianti short implants che sono 6-8, gli ultra short minori di 6, ma anche questa nuova classificazione sta cambiando perché sono stati introdotti impianti da 5 mm, da 4 mm, per cui diciamo è in continua evoluzione. Ma cosa ci dice la letteratura riguardo agli impianti corti? Beh, ci dice che laddove andiamo a vedere, da dove andiamo a ipotizzare gli impianti corti nell'arcata inferiore, questi hanno lo stesso comportamento degli impianti lunghi, almeno in tempi, diciamo, fino ai 5 anni e su. Quindi, diciamo, nell'arcata inferiore, si direbbe che gli impianti corti abbiano un comportamento simile agli impianti lunghi. E questo è l'articolo, questa è una revisione statistica della letteratura che ci conferma quanto detto. Ma c'è un problema però, perché se andiamo a vedere le analisi agli elementi finiti, ci accorgiamo che laddove esercitiamo degli sforzi su dei cantilever distali, qui lo stress può aumentare addirittura e questo a noi non piace, soprattutto nel carico immediato. Un conto è avere un impianto che già è integrato, un conto è quando parliamo di impianti a carico immediati.
magari anche post-estrattivi, laddove appunto il contatto tra osso e impianto non è del tutto appunto avvenuto, per cui ci possono essere dei problemi. Vedete proprio che lo stress maggiore, qua parliamo dell'arcata inferiore, si concentra nell'impianto più nella parte distale appunto dell'impianto tiltato. E c'è appunto, come dicevo, un incremento del 33% dello stress laddove abbiamo 15 mm di cantilene. Queste sono altre configurazioni possibili che sono state analizzate agli elementi finite, così come queste tre che vi faccio vedere, quella di mettere quattro impianti in zona intraforaminale verticali, di mettere quattro impianti e due short implant, diciamo al di là del mentoniero, oppure quattro impianti di cui due tiltati. Beh, che cosa viene fuori da questa analisi? Da questa analisi viene fuori che laddove mettiamo quattro impianti verticali, ovviamente lo stress è maggiore, perché non tiltare gli impianti vuol dire aumentare il cantilever e quindi si creano, a parità di lunghezza di protesi, degli stress notevoli. La cosa migliore appunto è quello di mettere sei impianti, di cui due magari piccoli, al di là dell'uscita del mentoniero. Situazione intermedia invece si ha tiltando gli impianti, per cui diciamo che la cosa migliore sarebbe, laddove possibile, mettere questi sei impianti. Dove non è possibile, più si tiltano gli impianti, più si riduce il cantilever, più si riducono gli stress. E quantomeno, se non possiamo fare proprio a meno appunto di mettere questi due impianti e dobbiamo mettere i tiltati, almeno in fase di provvisorio, cioè di carico immediato, attenzione a ridurre il più possibile il cantilever, perché l'impianto immediato, con il carico immediato, non ha la stessa resistenza di un impianto che ha avuto la possibilità di integrarsi nel tempo, soprattutto, dicevo, se è un impianto post-estrattivo, al di là del torque di inserimento. Ma nell'arcata superiore che cosa succede? Queste sono delle configurazioni possibili in cui sono stati messi degli impianti ricorrendo al rialzo di seno mascellare oppure tiltandoli a 30 gradi o a 45, e si è visto che la migliore situazione è la A, seguita dalla configurazione C, e dalla configurazione B. E così come quattro impianti verticali in A, qua non si vede perché, ma la configurazione B è data da due impianti verticali e due tiltati, oppure sei impianti ricorrendo a grande rialzo di seno, ci hanno dato delle garanzie, diciamo, migliori da un punto di vista di analisi agli elementi finiti. E così come analisi agli elementi finiti dimostrano, parliamo di elementi finiti, che un impianto short rispetto a un impianto che quindi da 6 mm rispetto a un impianto da 8 mm con 2 mm appunto di elevazione o di mini rialzo di seno mascellare rispetto a un impianto con 4 mm con rialzo di seno mascellare, la configurazione migliore negli stress è data appunto dalla situazione C. Quindi nel mascellare inferiore sembrerebbe, dall'analisi degli elementi finiti, che gli impianti lunghi, laddove l'osso è poco denso, abbia una prospettiva migliore. Ma vediamo allora qualche caso, diciamo, fatto con Navident. Questo caso, diciamo, è stato progettato con sei impianti, perché c'è
c'era la possibilità di mettere due impianti in zona molare. Per cui il Navident ci aiuta in questo, anche se abbiamo zone ridotte di osso oltre l'uscita dei mentonieri, il Navident ci consente di pianificare bene questo caso e di poterlo eseguire altrettanto bene. Quindi ceratura diagnostica, mini viti, combin, pianificazione protesicamente guidata degli impianti con la nuova possibilità appunto di disegnare non solo l'abutment, non solo la fixture, ma anche l'abutment, e quindi poi una volta ottenuta quello che è il nostro progetto ideale, si va in fase chirurgica e come vedete i due impianti posti a livello dei sesti, sesto e mezzo probabilmente, torno indietro che non ricordo, sì. A livello dei sesti sono distanti dal nervo un millimetro e mezzo, ma tutti nella componente ossea. E poi un'impronta ottica per poter eseguire, quella è l'impronta ottica dopo il carico immediato, dopo la guarigione, perché prima ha messo i provvisori, poi in questo caso ho fresato una barra in titanio con denti singoli in zirconia e tessuti molli in composito. A che cosa ci aiuta anche il Navident quando, ad esempio, nella mandibola non vogliamo far ricorso a innesti d'osso? Beh, il Navident ci aiuta anche a evitare alcune limitanti anatomiche. E questo è uno di quei casi in cui volevo mettere un impianto lungo, non potevo farlo a mano libera e ho scelto di farlo con la chirurgia guidata dinamica e quindi ho pianificato un impianto che passasse lateralmente all'alveolare inferiore, queste sono le immagini, impronta ottica, carico immediato e sì, qua non si qua eccolo, si vede bene qui, diciamo intervento praticamente ben riuscito. Ma perché la chirurgia guidata dinamica ci consente di fare questo intervento? Perché noi, avendo dei punti di riferimento, sappiamo istante per istante se siamo accurati o meno. Perché se io tocco un punto e mi dice che sono 0,0 mm distante e poi seguo il target alla perfezione, è difficile sbagliare. E quindi, cosa che non, altrettanto non può avvenire con una guida chirurgica, soprattutto in questi casi. La chirurgia guidata dinamica ci dice siamo sicuri di quello che stiamo facendo, ovviamente facendo i dovuti controlli, laddove una prova di accuratezza avesse dato un risultato incerto, ovviamente non possiamo andare avanti con la chirurgia, soprattutto quando abbiamo questi spazi limitati. Questo era un altro caso in cui la paziente aveva quattro impianti Straumann tissue level da parecchio tempo, ma diciamo erano impianti che non mi davano garanzia di durata nel tempo. La paziente le aveva da oltre 10 anni, voleva riabilitare e aveva diciamo una protesi su ball attachment, voleva una protesi fissa e quindi ho dovuto pianificare altri due impianti, ma lo spazio era ridotto, per cui anche qui l'impianto contrassegnato con due è stato pianificato lateralmente all'emergenza del nervo, per cui pianificazione qui invece di utilizzare le mini viti
Ho usato i ball attachment come mini viti, ho messo qui una sorta di transfer a cui collegare il mio Joe Tag, per cui con un intervento minimamente invasivo sono riuscito a pianificare e a eseguire questo intervento. Questi sono gli impianti inseriti e questa è la presa dell'impronta tradizionale in questo caso e il provvisorio. Sopra anche qui avevo utilizzato invece due impianti per i guidei. Questo invece è il caso in cui non si possono utilizzare gli impianti distali, i due impianti distali, e allora ho utilizzato due impianti tiltati, ma anche qui gli spazi di manovra erano veramente risicati. Questo è un impianto pianificato da 3,3 e volevo evitare tanto cantilever, per cui ho cercato di essere il più possibile, di sfruttare il più possibile l'osso. E vedete questa. Qui era l'uscita del mentoniero, guardate com'era alta. Questo è l'impianto inserito da un lato, un attimo solo, e dall'altro. Vedete qui, anche qui, il mentoniero usciva qui. E per sfruttare tutto l'osso possibile, utilizzando il Navident, ho messo qui, in questa zona qui, un impianto pteriguideo, cioè questo è un impianto pteriguideo, ma che io ho utilizzato nella bandibola per sfruttare tutto l'osso possibile. E questo si può grazie appunto all'utilizzo di questo tipo di tecnologia. Quindi dicevamo, nell'arcata superiore preferisco utilizzare l'impianto pteriguideo. È un impianto che coinvolge tre componenti ossee che sono la tuberosità mascellare, la parte dell'osso palatino e la parte zigomatica dell'osso dello sfedone, il processo piramidale del palatino e il processo pteriguideo dello sfenoide, ma è un'unica regione anatomica. È vero che sono tre componenti ossee, ma è un'unica regione anatomica. Ma la cosa bella di questo impianto è che l'80% di questa zona è conservata per tutta la vita nelle persone, l'80% del volume, per cui quasi sempre è possibile inserire un impianto di 13 mm in questa zona. Guardate questo caso, la paziente, questo è il taglio in zona 1.3, non aveva osso, questo è il taglio in zona 1.5, non aveva osso, questo è il taglio in zona 2.3, zero osso, taglio in zona 2.5, zero osso e poi vi faccio vedere come l'ho trattata. Non l'ho trattata in questo modo, ma questo è solo per farvi capire che c'era la possibilità di mettere degli impianti che andavano dai 20 ai 22 mm. Io questo caso l'ho fatto a carico immediato, ne ho messi 5 di impianti, poi ve lo farò vedere. L'ho fatto a carico immediato e in flapless con la chirurgia guidata dinamica. Anche in questo caso, vedete, non c'è possibilità di inserire nessun impianto in nessuna parte se non nella zona pterigoidea, ma anche sulla spina nasale. Anche in questo caso qui, nessuna possibilità di inserire l'impianto in nessuna parte se non nei due pterigoidei, nelle due zone pterigoidee e nella spina nasale. E lo pterigoideo ci dà grandi vantaggi. Intanto quello di poter essere minimamente invasivi, ma ci dà anche la possibilità di eseguire una chirurgia predicibile perché
laddove incontriamo una stabilità primaria, l'impianto pterigoideo non solo ci dà garanzia di successo nel breve termine, ma ci dà garanzia di successo a lungo termine. C'è una bellissima revisione della letteratura fatta da Raugio ed altri colleghi che vanno a vedere il successo dell'opterigoideo oltre i 10 anni dal carico e questo successo è superiore al 95%. Ma in realtà le cose stanno meglio di come del 95%, perché la maggior parte degli insuccessi, quindi la maggior parte di quel 5%, si è avuta prima della fase del carico, per misplacement dell'impianto stesso. Per cui laddove un impianto pterigoideo viene messo bene e ha stabilità primaria, abbiamo garanzia di successo non solo nell'immediato, ma anche nel lungo termine. Ci consente di evitare appunto cantilever protesici posteriori e questo è quello che noi ci auguriamo, soprattutto in zone con osso poco denso. I periodi di trattamento si abbreviano, appunto è un impianto stabile nel tempo che ci consente il carico immediato e ci garantisce un decremento dei costi sia per il paziente ma anche per noi clinici. Ma ha dei limiti. Primo perché è una chirurgia alla cieca, noi non possiamo vedere che cosa succede all'interno del tragitto osseo che dobbiamo fresare per inserire l'impianto pterigoideo. Ma lì ci sono delle zone, delle limitanti anatomiche un po' rischiose. E poi c'è un altro limite. L'altro limite è dovuto al fatto che stiamo parlando di impianti tiltati in un settore molto posteriore, e che poi sono difficili da protesizzare. Questo è vero, ma con i multi-unit abutment ultimi che abbiamo e con la possibilità di prendere un'impronta ottica e quindi di avere meno ingombri in quella zona, le cose sono migliorate di tanto. Questa è la zona che ci interessa. Vedete la mascellare interna arriva in fossa pterigo-palatina e discende come arteria palatina discendente fino al canale palatino maggiore. Ma quant'è la distanza dal limite superiore che a noi interessa della fessura pterigo-palatina alla mascellare interna? Parliamo di almeno 10 mm. Per cui se noi consideriamo questi 10 mm e poi ne consideriamo altri 12-13, diciamo che dovremmo mettere un impianto superiore ai 23-24 mm del tutto sbagliato per andare a ledere la mascellare interna. Quindi la mascellare interna non è un problema. L'unico problema, semmai, è dato dalla palatina discendente. Però la palatina discendente ha un decorso che è simile a quello dell'impianto pterigoideo, quindi è difficile andare a tagliare la palatina discendente. Questo è, vedete, l'estensione del seno mascellare, il canale palatino maggiore e il nostro settore di competenza laddove pianifichiamo e inseriamo un impianto pterigoideo. Lo spessore antero-posteriore si aggira intorno ai 5 mm, per cui tiltando l'impianto, lo spessore del processo pterigoideo e quindi dell'osso denso, tiltando l'impianto di una trentina di gradi, si riesce a sfruttare 7 mm di osso denso, che non sono pochi. E poi abbiamo uno spessore da un punto di vista medio-laterale intorno agli 8-9 mm. In altezza abbiamo detto siamo dai 10 mm in su. Questa è un'immagine che ci fa vedere che dobbiamo sempre andare a vedere
laddove abbiamo la nostra arteria palatina discendente per identificarla e pianificare il nostro impianto in sicurezza. Vedete la mascellare interna quanto è in alto rispetto alla fessura pterigopalatina. Siamo a 1 centimetro più in alto. Ecco qui, vedete? L'arteria mascellare interna è molto alta. Ma qual è la chirurgia a mano libera di questo impianto? Perché non tutti hanno il Navident. Qualcuno deve mettere gli impianti pterigoidei anche a mano libera. Ci sono tanti clinici che lo fanno. Beh, la chirurgia introdotta da Graves, questo tipo di chirurgia descritta da Graves nel 94, tiene conto dell'estensione del seno mascellare. Lui dice che il punto d'ingresso è dato dall'estensione del seno mascellare. Per cui, una volta individuato il nostro punto d'ingresso, bisogna calcolare l'angolazione di questo impianto pterigoideo. Un'angolazione che deve essere, diciamo, tale per cui sfrutti tutto l'osso residuo, eviti di entrare nel seno mascellare ed esca al centro della fossa pterigoidea. Qui, diciamo, qui ci sono solo le inserzioni di muscoli pterigoidei, per cui vasi che innervano i muscoli pterigoidei, per cui non è una zona, anche se si fuoriesce di 1 o 2 mm, che ci può dare dei problemi da un punto di vista clinico. Ma fare questo a mano libera può essere abbastanza difficoltoso. Tenete conto che questo è un bellissimo studio fatto da Verkruisen ed altri colleghi, in cui loro cercavano di mettere un impianto utilizzando la mental navigation, però arrivavano errori di 10 gradi, che per un impianto tradizionale di 10 mm può portare a 3 mm di errore apicali, ma per impianti lunghi 20 mm, questi 3 mm possono diventare 6 mm, e questo non va bene. Il nostro Navident, invece, queste sono delle pubblicazioni fatte da me e altri colleghi, ci dice che siamo a livelli di 2 gradi e mezzo, e questo ci consente di poter pianificare ed eseguire i nostri impianti pterigoidei in maniera abbastanza sicura, sfruttando tutto l'osso residuo. E questo lo possiamo fare dove abbiamo dei settori parziali da protesizzare, e quindi si può scegliere un impianto tradizionale e un impianto pterigoideo. Vedete qui i margini di manovra, questa è la palatina discendente, non sono tanti, ma grazie al fatto che noi possiamo controllare istante per istante la nostra accuratezza e se seguiamo bene il nostro target, man mano che ci avviciniamo, siamo sicuri di non avere invaso nessun spazio vitale, spazio limitante anatomica importante. Per cui possiamo inserire il nostro impianto in tutta sicurezza. E questi sono gli errori 0,65 gradi e 2,31 gradi. Ovviamente lo pterigoideo ho prestato un po' più di attenzione sull'impianto tradizionale, un po' meno attenzione. Ma vediamo un altro concetto importante laddove andiamo a pianificare un full arch, implanto supportato con due impianti pterigoidei. Questo era un paziente a cui ho pianificato i 4 impianti frontali e 2 pterigoidei. Ma ho messo gli impianti e tutto sembrava perfetto.
quattro impianti paralleli perfetti, due pteriguidei messi come volevo e vedendo con le Valunav le deviazioni, anche qui ci siamo trovati a notare che questi impianti erano stati messi come progettati. Vedete? Tutti perfetti. Andiamo a vedere la sintesi degli impianti inseriti, vediamo che deviazioni angolari totali siamo a 1,12 gradi. Ma sono state poi prese le impronte e questo è il provvisorio e c'è qualcosa che non ha funzionato. Laddove sembravano degli impianti perfetti, mi sono accorto che da un punto di vista protesico gli impianti non erano perfetti. E questo perché non era stata fatta una ceratura diagnostica adeguata, per cui un conto è vedere gli impianti sulla Panorex così, un conto e poi la tridimensionalità dell'impianto. La ceratura diagnostica, laddove dobbiamo fare un trattamento full arch, diventa indispensabile. E allora, se diventa indispensabile, bisogna sempre farla per poter appunto pianificare bene i nostri casi. Allora, in Quindi, questo scusa, una caso. domanda veloce. Normalmente che angolo ha l'impianto pterigoideo? Allora, l'impianto pterigoideo normalmente ha un'angolazione che varia dai 30 ai 45 gradi, però siccome noi possiamo sfruttare tutto l'osso residuo con l'utilizzo della chirurgia guidata dinamica, io spesso mi tengo intorno ai 30 gradi, in maniera tale da utilizzare un multi-unit abutment di 30 gradi o addirittura un multi-unit abutment dritto per poter compensato appunto dal fatto di avere quattro impianti paralleli e due appunto pterigoidei inclinati a 30 gradi. Per cui diciamo nella maggior parte dei casi i multi-unit abutment che utilizzo sono di 30 gradi. Questo invece è appunto il caso in cui ho utilizzato le mini viti che mi hanno consentito appunto di eseguire questa chirurgia in maniera accurata. 0.0, questo è l'osteotomia degli pterigoidei e come vedete tutti gli impianti sono stati inseriti come progettati. Questo è un altro caso in cui la chirurgia guidata dinamica ci aiuta ancora una volta. E perché ci aiuta la chirurgia guidata dinamica ancora una volta? Ci aiuta perché in questo caso io ho dei denti da estrarre. Per cui se ho dei denti da estrarre, invece di mettere le mini viti, utilizzo alcuni denti residui da poter registrare prima di fare la chirurgia, poi inserisco gli impianti dove posso senza estrarre, poi estraggo i denti e inserisco gli impianti residui rimanenti senza dover ricorrere all'utilizzo delle mini viti. E infatti in questo caso sono stati pianificati 6 impianti, oltretutto. In alcuni casi non c'è bisogno nemmeno, se l'occlusione è quella giusta, non c'è bisogno nemmeno di fare la ceratura diagnostica. Quindi sono stati scelti dei denti da registrare, pianificati i casi, pianificati i multi-unit abutment e questi sono gli impianti inseriti. Tutti belli paralleli, tutti centro cresta. Con una accuratezza che a mano libera è difficilmente realizzabile. Mi Vedete potresti mandare a tutto schermo le immagini? Perché potresti come? mandare le immagini a tutto schermo perché stai.
Ah, scusami, La scusami Luca. presentazione, Ecco grazie. qua. Vado indietro. Questi sono gli impianti inseriti e questo è l'EvaluNav che ci dimostra come sono stati inseriti molto, in maniera molto accurata. Soprattutto, no, ma tutti, sia i post-estrattivi sia gli pterigoidei. Prima di fare le estrazioni mi sono lasciato dei denti per prendere l'impronta ottica, ma per registrare anche un po' il morso e poi ho consegnato il provvisorio il giorno dopo. Ecco, questo era il caso che avevamo visto prima, dove c'era osso solo nella zona sesto pterigoideo e spina nasale. La paziente poteva essere candidata agli impianti zigomatici perché dall'1.5 al 2.5 non aveva osso e io ho fatto questo intervento qui. Vi faccio vedere il video. La vite numero uno non l'aveva riconosciuta, per cui l'ho dovuta registrare. Credo si sia fermato il video, Luigi. Si è fermato anche Luigi. Luigi, mi senti? Luigi, non ti sentiamo. Telefono lì. Aspetta, aspetta, Luigi, che non ti sentiamo. Aspetta, Luigi. Luca, mi sono riconnesso. Ok.
Ok, adesso sì. Perfetto. Sì, mi sono riconnesso, si era persa la connessione. Aspetta, eh. Ok. Non lo so perché, ma si è persa la connessione. Vabbè, comunque questo è l'esecuzione della chirurgia. Vado avanti, spina nasale, pterigoideo, vado avanti io, Luigi, se puoi chiudere la pubblicità, c'è un banner in basso di pubblicità, se puoi chiuderlo, grazie. Devi cliccare a destra, per chiudere il banner. sì, ora lo chiudo. Non si vede, vero? Adesso no, sì, grazie. E questi sono gli impianti inseriti. Vabbè, vado avanti. I due pterigoidei precisi, impronta ottica. Vado sempre avanti. Per l'impronta, la progettazione, in questo caso con tutti i MUA dritti con le componenti della RAIN. E questa è la finalizzazione. Questo sei tu? Vabbè. Allora, ritorniamo a noi. Quindi quel caso lì, che era destinato a impianti zigomatici, è stato trattato inserendo due impianti pterigoidei, due impianti sui sesti e un impianto sulla spina nasale. Questo per invece per farvi vedere che ormai con le impronte digitali riusciamo a riabilitare degli impianti appunto da pterigoideo a pterigoideo. E infine per farvi vedere che l'utilizzo della mano libera non è la stessa cosa dell'utilizzo della chirurgia guidata dinamica. Anche qui in questo caso un lato è stato progettato per essere eseguito a mano libera, un lato in chirurgia guidata dinamica, in particolar modo il lato destro a mano libera e il lato sinistro con Navident, e come vedete l'accuratezza dell'impianto appunto progettato con mano dell'impianto inserito a mano libera, vedete siamo a 14 gradi di errore per l'impianto pterigoideo, 4,61 per il secondo impianto e 17,29 per il terzo, proprio perché uno tende a perdere da un punto di vista spaziale quello che deve essere il corretto posizionamento dell'impianto quando si utilizza la mano libera. E invece, come vedete, 0,64 gradi, 0,65 gradi e 1,78 grado utilizzando il Navident. Queste sono alcune pubblicazioni in cui appunto qui è stato calcolato, vi faccio vedere a parte i successi, quanto eravamo distanti dall'arteria palatina discendente per tutti 60 e passa impianti, circa 3,5 mm, ma talvolta eravamo a 1,1 mm. Ma un altro problema che c'è nell'impianto del pterigoideo è lo spessore della mucosa, perché negli impianti inseriti per questo studio siamo intorno ai 5,5 mm di spessore della mucosa, ma talvolta abbiamo 9,4 mm. 9,4 mm ci suggeriscono una plastica gengivale nel momento dell'intervento, perché altrimenti avremo dei tragitti trasmucosi veramente, veramente lunghi. E per tornare alla domanda che mi era stata posta, in questo caso le lunghezze medie sono state tra i 15 e i 18 mm di impianti inseriti, vedete come nella maggior parte dei casi il multi-unit abutment è stato di 30 gradi e soltanto in 5 casi, cioè nell'8%, si è ricorsi a multi-unit abutment maggiori di 30 gradi.
Vabbè, ovviamente torno a ripetere le conclusioni che avevo dette prima, che l'impianto pteriguideo ci dà una serie di vantaggi per tanti motivi. Per cui è un impianto che vedo sta ritornando di moda, ma tutti stanno facendo dei corsi per inserirlo a mano libera. Quello che ci dà la chirurgia guidata dinamica, questo grande vantaggio di poterlo eseguire con questo strumento, è un vantaggio veramente notevole, che può cambiare di molto il trattamento dei nostri pazienti, quantomeno nell'arcata superiore. Io mi fermerei qui, Luca. Sì, perfetto. Io intanto ho una domanda da farti e comunque quindi do la possibilità poi agli altri colleghi di formulare la Se mi loro. togli il condivisore. Sì, aspetta, ti tolgo la condivisione. Aspetta, quindi facciamo. Mi riprendo io in mano la situazione, quindi assegnerò al relatore. Perfetto. Ok, condividi. Ok, allora la mia domanda è questa. Anzi, guarda, ti voglio rilasciare un attimo la condivisione perché ti chiedo un attimo. La mia domanda l'articoliamo sull'immagine che tu ci hai fatto vedere. È questa. Io ti riassegno il ruolo di relatore. Per quale motivo? Perché abbiamo visto, innanzitutto, grazie, bellissime immagini, casi che appunto. Sicuramente sono molto, molto incredibili dal punto di vista di gestione sia della parte chirurgica che della parte protesica. Però c'è una domanda, che è la domanda da $1 milione, che credo che tutti quanti vogliono farti, cioè questa. La parte critica è la pianificazione, perché come giustamente ci ha fatto vedere, la palatina discendente può averci 1 millimetro, no, di distanza. Però la mia domanda è questa. Tu puoi spiegarci passo passo, qual è la modalità di progettazione che segui sul Navident? Vale a dire, tu lavori prevalentemente sulla sagittale, lavori sulla coronale, lavori sulla assiale. Come fai a identificare la palatina discendente? Da dove, da quali immagini parti per riuscire a capire qual è l'anatomia disponibile per poi andare a pianificare l'impianto pteriguideo? Se ci puoi spiegare con un caso, e vedo che stai aprendo appunto il Navident, qual è il processo logico che tu segui in quella che è la parte probabilmente più difficile, che è la pianificazione? Questa è la domanda da $1 milione, perché chiaramente poi la parte della chirurgia dinamica, abbiamo visto che tu sei molto preciso, ma questo lo sappiamo, è seguire poi l'asse dell'impianto che tu hai progettato. Però è chiaramente la progettazione di questo impianto rappresenta di per sé lo scoglio che tutti i colleghi no, affrontano. Quindi se tu ci puoi spiegare passo passo qual è la logica che tu segui nell'identificare gli spazi e poi nel posizionare gli impianti, sicuramente fai cosa buona e giusta per tutti quanti. Allora, aspetta Luigi, che noi non ti sentiamo, eh? No, così stai abbassando l'audio. Così l'hai azzerato l'audio. Si sente? Adesso sì, adesso ti sentiamo, sì. Adesso ti sentivamo, eh? Sentivate? E ti sentiamo, ti sentiamo. Allora, questo caso, vedete, Sì. per esempio, è stato gestito in questa maniera qua. Al paziente, però non devo. Vediamo. Questo caso qui è bello. Aspetta che però apro quello prima perché Vai, vai. ho dovuto fare una combin successiva. Perché il paziente è all'arresto domiciliare e può venire un giorno, un'ora al giorno da me, un'ora e mezzo al giorno. Quindi
Ho dovuto farlo un settore alla volta. Ecco qui, no, non è questo. Vediamo, eh. No, eccolo qua. Comunque paga, no? Un paziente che paga, pure se ha gli arresti domiciliari. Però c'ha 1 ora e mezzo di disponibilità al giorno, quindi io ho dovuto fare prima l'opterigodeo di destra, poi l'opterigodeo di sinistra, poi ho deciso di metterne uno sulla spina centrale. Però andiamo a vedere il primo pterigoideo, che è questo qui. Vedete, aveva poco osso, no? Anche diciamo in zona crestale, per cui io intanto ho scelto un impianto da 18 mm che però avesse i primi 3-4 mm lisci e ho cercato di sfruttare tutta la parte di osso denso. Ora, qua la palatina discendente, vediamo dove sta. Salgo, 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 eccola qua. Ok, Quindi tu la identifichi sull'assiale, quindi. la identifico sull'assiale, qua forse ci sono 2 rami ora del canale, però eccola qua, no, no, è questa qua. Quindi diciamo sono abbastanza distante, ma io cerco di sfruttare tutta la parte di osso denso, cerco di uscire quasi sempre al centro della fossa pterigoidea. Quindi in altezza cerco di sfruttarlo tutto. Qui avrei potuto sfruttare questa parte residua, ma veramente sarei stato troppo verticale cioè mi sarei trovato l'emergenza dell'impianto troppo distale. Per cui ho scelto una via di mezzo, ho scelto di usare una parte liscia per abbreviare il tragitto transmucoso e questo impianto era da 3,8 per 18 e io ho fatto solo la fresa pilota. Ok. Ho scelto di usare solo la fresa pilota, per cui la prima parte è veramente osso tenero, di questo non ce l'ho qui l'immagine. Comunque, poi ho messo l'impianto, il primo impianto, vi dovrei far vedere Ascolta com'è Luigi, venuto. un'informazione, una volta che tu identifichi la palatina discendente sull'assiale, l'impianto lo metti sulla sagittale, cioè sul quadrante in basso a destra, come lo inserisci? Lo metto prima sulla Panorex, poi lo tilto sulla Quindi sagittale. comunque continui a mettere l'impianto sulla Panorex, come fai con gli altri impianti, Sì. e poi lo correggi sulla sagittale. Poi lo correggo sulla sagittale. Aspetta che apro un attimo l'immagine per farvi vedere com'è venuto quello lì. Ma il bello è che gli ho fatto questi 3 impianti. E poi ho fatto una protesi che ho caricato, lui è contento per ora. Poi non lo so, dovrà fare gli zigomatici, ma devo chiedere il permesso al magistrato, quindi se ne parlerà a settembre. E poi è venuto perché poi ho cambiato programma, ho messo uno sulla spina nasale per avere un impianto lungo lungo, tutto in osso corticale, questo qua, e il primo impianto è venuto, direi bene, Sì. tutto nell'osso, c'aveva una stabilità primaria elevatissima, poi ho messo anche questo. Che c'aveva poco osso, ma ho passato solo una fresa da 1,5 mm e ho inserito l'impianto. Eccolo qua. Che di 4 mm. E di 4 mm di Sì, diametro. ma ho passato una fresa di 1,5 mm. Poi forse, adesso non me lo ricordo, però ce l'ho scritto, ho passato una fresa osteocompattatrice da 2 mm, ma 2,5 mm massimo, ma mi sembra di aver passato solo insomma fino ai 2 mm, ecco, non de più. E poi ho inserito l'impianto che aveva una stabilità elevata anche questo. E poi ho messo l'impianto sulla spina nasale. Io ho fatto fare dal tecnico una barra in titanio
Qui ho messo sull'impianto di destra, ho messo un multi-unit abutment, pure sull'impianto sulla spina nasale, invece sull'impianto di sinistra sono dovuto andare con l'ingaggio diretto perché avevo proprio poco spazio, cioè col multi-unit abutment rischiavo che in chiusura toccasse l'arcata inferiore. Ok, vai Andrea. Sì, complimenti innanzitutto. L'impianto numero uno, quello che ci hai fatto vedere adesso, perché talvolta io parto con l'idea di fare l'opterigodeo e poi, se nel frattempo puoi selezionare l'impianto numero uno. Sì, aspetta che lo devo disegnare però, perché sennò lo No. disegno. No, 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 della presentazione, quell'uno, Ah, l'uno, quella a scusami. sinistra. Sì, avevo capito male. Aspetta che mo. Ecco, io Sì. talvolta parto con l'idea di fare l'opterigodeo e poi mi rendo conto che magari non c'è così tanto osso da potermelo consentire. Difatti, volevo capire, magari sbaglio qualcosa, però volevo capire nell'immagine che tu hai in basso a destra, quella blu, cioè io vedo che parte dell'impianto è fuori Sì, è dall'osso. vero, però Quindi tieni vorrei conto che questo è un impianto di 4 spiegarmi millimetri. Io, diciamo, ho passato solo la fresa da 2 millimetri, questo. Il pilota, sì, esatto. solo la fresa pilota o da 1,5, e poi al massimo, ora non ricordo se ho passato la fresa osteocondensante, non me lo ricordo questo, però ce l'ho scritto. E poi ho inserito l'impianto, ma prima di inserire l'impianto ho passato la sonda, avevo osso dappertutto. Ma il paziente viene domani pomeriggio al controllo, anzi no, mercoledì pomeriggio al controllo. Il problema è che già gli ho fatto tre combine perché gli ho dovuto farle settoriale, perché una volta poteva, una volta non poteva. Però potresti provare a scrollare l'immagine invece Sì. la scala, quella sul quadrato rosso, Sì, ora la scrollo. sempre sull'1. Sì, aspetta che lo riseleziono perché. Che pizza, eccolo qua. A volte sì, è vero. Vedi, perché qui a livello apicale, Sì. comunque sia. No, vabbè, Anche c'è osso. Tieni conto che poi l'impianto è da 4, ma diciamo. Ha spostato lui l'osso, quindi diciamo conta come se fosse da due, questo la fresa da due, diciamo, va, o da 1,5, proprio la pilota ora, quindi pilota si è due normalmente. sì, 1,8 ho usato e poi ho usato quella da vostro. Perché, cavolo, ora indipendentemente dal concetto osteocondensante e indipendentemente dalla. In alto c'è osso, qua in alto c'è osso. Adesso farò la combina di controllo e la vediamo insieme. Ti assicuro che avevo un torque elevatissimo anche qui. Certo, ci credo. Quindi faccio la combina di controllo solo di questo impianto, magari settoriale. E lo vediamo, tanto il 21 ci dobbiamo vedere, quindi partiamo da questo caso qua. Ti Senti, Marco, documenterò sia la parte protesica sia la parte. domanda, quali sono le frese ossidificanti che tu utilizzi? Sono le Versa? Che tipo di Versa utilizzo? Sono le tue? Sì, la Versa, poi ne ho brevettato uno io che sono più o meno uguali, però voglio dire, non cambia niente. Le Versa vanno più che bene, insomma, sono quelle di riferimento, ecco. Certo. Quindi il punto è che quindi anche con dimensioni, come volumi ossi limitati, lavorando con la pilota e una fresa Sì, osteo. allora, non solo lavorando con la pilota, ma in questo caso è opportuno fare il lembo, perché altrimenti si rischia di non centrare il punto d'ingresso. Quando si lavorano
quando bisogna mettere l'impianto in spazi così limitati, dove c'è tanto spessore della mucosa, bisogna fare il lembo. Bene. Senti, Luigi, c'è una domanda sempre di Marco. Dice, una volta che tu rilevi l'impronta ottica, come Sì. trasferisci poi al laboratorio l'occlusione abituale del paziente? No, 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 utilizzo la ceratura diagnostica di prima, poi la faccio forare, ci collego gli scan abutment, e prendo La un'ulteriore ottica impronta. utilizzi anche la ceratura diagnostica. Da buco dove ho messo gli impianti, metto almeno 3 scan abutment e riprendo un'impronta ottica con gli scan abutment legati alla ceratura diagnostica. Ok. E questo lo fai per i pazienti parziali, ma anche per i totali? Per i parziali non c'è bisogno di fare questa cosa qua. L'occlusione Solo non per i c'è totali bisogno. fai. Sì. Ok. Poi ti faccio un'altra domanda, è questa. Ci hai fatto vedere che tu hai fatto il tracing su diverse superfici, no? Quindi Sì. ball attachment, ci hai fatto vedere il ball attachment, ci hai fatto vedere come poi hai inserito su un impianto un abutment per cui su quale praticamente è collegato poi la farfallina. Da un Sì. punto di vista di esperienza tua, c'è qualche cosa, qualche elemento su cui hai provato a fare tracing, su cui invece non sei riuscito a ottenere la possibilità di poterlo fare? No, io mi trovo male con gli occhiali. Quindi Mi trovo male con gli occhiali. tu nel caso comunque trovi sempre una soluzione per fare il tracing applicando la farfallina, questo è il concetto. Sì, non, gli occhiali mi generano stress durante la chirurgia. L'idea che il paziente si muova, si spostano gli occhiali, mi genera stress e vedo che perdo accuratezza durante la chirurgia. Non mi fa stare tranquillo. Io voglio una cosa stabile, tale che per cui io possa essere concentrato solo sull'osteotomia, per cui la farfallina, vuoi quella per totalmente dentoli o quella che si può agganciare a qualche dente, mi fa stare più tranquillo. Ok, quindi la domanda che segue è questa. Quando tu gestisci questi casi, che sono comunque impegnativi, no? L'ottico e quant'altro, qual è la cosa che ti stressa di più? Cioè, qual è l'elemento che tu tieni maggiormente osservato in modo tale da poterlo in qualche modo gestire senza stress? Qual No, è? io la cosa che mi stressa di più è sistemare la parte per essere accurato. Una volta che sono accurato non mi stressa più niente, Cioè, perché tanto passo una presa e finisco. quindi tu lavori fino alla prova di accuratezza, quando sei in condizione di averci la prova di accuratezza con i risultati che tu vuoi, a quel momento sei tranquillo e calmo. Certo. E tu la prova di accuratezza la ottieni appunto cercando la farfallina piuttosto che non il caschetto. Esattamente. Ok. Perfetto. Ecco, questo, scusa, posso un attimo chiedere anch'io qualcosa a Luigi? Ecco, Certo. questo è un aspetto che volevo un attimo riprendere, perché mentre nel mascellare inferiore siamo obbligati a usare la farfallina applicata da qualche parte, invece nel mascellare superiore possiamo usare l'head tracker, quindi posizionando sul cranio del paziente. E quindi, siccome la farfallina nel mascellare inferiore ci obbliga io per esempio sono mancino, quando lavoro a destra devo cambiare mano per fare l'impianto, perché ho la farfallina di mezzo e devo per forza cambiare mano e fare l'impianto con la destra. E invece per un destro fare un impianto a sinistra, credo che obblighi la stessa manovra. Ma 9 su 10. come? 9 volte su 10. Ecco, ma invece nel mascellare superiore non avere la farfallina applicata mi pare che sia un bel vantaggio. Quindi la mia domanda è:
come mai tu comunque preferisci usare la farfallina quando hai la possibilità di fare gli impianti a destra e a sinistra con la stessa mano? Cioè, per me è importante usare la stessa mano, eh? Sì, perché evidentemente non sono in grado io di garantire una stabilità degli occhiali nel tempo, mi viene difficile, mi rendo conto che durante la chirurgia perdo accuratezza, l'idea di dover guardare il paziente casomai si muove e sposta gli occhiali mi genera ulteriore stress, per cui ognuno di noi si fa un protocollo che gli viene meglio, no? In linea teorica, se io fossi in grado di garantire stabilità agli occhiali, quello che dici tu è ovviamente è l'ideale, è l'optimum, ti fa salvare anche tempo, ma io non ci riesco a fare questa cosa, per cui che questo mi stressa, capito? Mi fa diventare nervoso. A me è proprio quello che mi genera stress, cioè il fatto di accidentalmente muovere la farfallina, magari ci sbatti contro, magari l'assistente è poco attenta, quello è un problema grave, quindi sinceramente quello mi genera stress, la farfallina mi genera molto meno stress. Ma la farfallina non si muove, oh. Ma non si muove, intanto ci sono le labbra, bisogna ritrarre le labbra. Poi l'assistente ci passa davanti con l'aspiratore, magari dà un colpo, dopo l'accuratezza non ce l'hai più. Non lo so, quindi, io... No, è curiosa questa cosa, volevo chiedertela di fatti, come mai comunque opti... E poi anche il tempo che ci impieghi a metterla, perché c'è anche quello da dire. Quello è uno svantaggio, infatti, Svantaggio. Uno svantaggio. Nell'utilizzare, sì. Lo so, però tutte le volte che ho fatto impianti difficili mi sono reso conto che non ero così accurato. Anche se il paziente non si muoveva. Non mi chiedere il perché non l'ho capito, ma perdevo accuratezza. Con il caschetto? Soprattutto negli impianti distali. Non lo so il perché. Negli impianti frontali no, ma negli impianti distali perdo accuratezza. Non lo so il perché. Non so se... Non riesco a capire il perché. Ho capito. Senti, un'altra domanda, Luigi, che volevo chiederti. Quando nella pianificazione, o meglio nella ceratura che fai, ceratura virtuale, ti accorgi che hai bisogno di spazio in verticalità, sai che nonostante fai un'accurata pianificazione dovrai fare una plastica ossea. Quindi la mia domanda è questa: quando la fai? La fai prima del posizionamento implantare o la fai dopo? Ho fatto un caso all'ultimo corso Navident così, e ho fatto la pianificazione, ho inserito gli impianti e poi ho fatto la plastica. Ma ecco, quello diciamo è stato probabilmente un errore. La cosa migliore è fare la pianificazione, probabilmente fare anche la prima fresa pilota, si potrebbe anche fare la prima fresa pilota, poi fare la plastica e poi inserire l'impianto. Però dipende pure lì, cioè da dove tu inserisci la farfallina, perché nell'arcata inferiore o la devi mettere in basso la farfallina, no? Capito? Dipende da dove va inserita la farfallina, perché in alcuni casi proprio il settore incisivo dell'arcata inferiore tu devi fare la plastica ossea, però è lì dove magari ti agganci con la tua farfallina, no? E quindi in quel caso conviene che tu faccia la chirurgia, poi fai la plastica ossea, quindi pianifichi l'impianto più giù, passi le frese e poi fai la plastica ossea. E se tu puoi mettere la farfallina in un'altra zona, tutto cambia, però spesso
spesso va nella parte centrale, no? Quindi o devi fare un lembone e ti devi mettere la farfallina tanto in basso. Anche perché, Luigi, tante volte c'hai le mini viti, giusto? Quindi sì, fare la plastica ossea prima con le viti, con le mini viti in mezzo è un problema. Io adesso ho fatto alcuni casi dove mi sono accorto che farla dopo è meglio. Meglio fare gli impianti prima. Mi pare che anche Rudy ne ha parlato di questo, anche io sono decisamente più d'accordo, perché ho visto che comunque si va magari a toccare le mini viti, non si va a fare la plastica corretta, e le mini viti ti servono per l'accuratezza. Quindi, quando tu hai l'osteotomia è fatta, capito? Quando tu hai fatto l'osteotomia, il problema è azzeccare il punto d'ingresso. Cioè, tu c'hai una lama, quindi devi andare un po' con una fresa a rosetta, mangiarti un po' d'osso intorno al punto d'ingresso, e poi una volta che ti sei mangiato un po' d'osso, così in maniera grossolana, passi la fresa pilota, no? Io sono d'accordo su quello che adesso ha detto Luca adesso, perché, cioè, secondo me dipende molto dal livello di osteotomia che si presenta. Cioè, nel senso, se a lama non puoi pensare di utilizzare la fresa in una lama, quindi sei costretto un pochino a spianare, fare la tua osteotomia per inserire l'impianto, e poi magari, io vedo nella mia esperienza, poi rettificare dopo magari con il piezo, ecco. Sì, sì, ma spiani così in maniera grossolana lì nel punto d'ingresso, ti fai un plateau per consentire la fresa. Perché quello, il Navinet ti aiuta, però, perché il punto d'ingresso stai lì, ti aiuta un po'. Infatti, secondo me, dipende da caso a caso, ma molto spesso io lo faccio prima e dopo. Sì, sì. Concordo. Comunque, ecco, questo è il caso, possiamo farlo vedere il 21, quello che ho fatto l'altra volta, così pure questo lo... Senti, Luigi, c'è Marco che domanda come nasce il termine Da Vinci Bridge. Ah, perché lo studio mio si chiama Leonardo, per cui Da Vinci Bridge mi è sembrato il termine più corretto. Bene, bene, infatti è... Senti, Luigi, tu so che stai lavorando anche sul protocollo degli zigomatici, no? Sulle zigomatici. Sì, sì. Quindi la mia domanda è questa: cioè, tu ritieni che appunto l'opterigoideo, cioè lo zigomatico e l'opterigoideo, possano vivere insieme come soluzioni logiche, e in quali condizioni? Allora, lo zigomatico, penso di aver trovato il protocollo giusto per fare un percorso extrasinusale utilizzando il Navident. E questo protocollo lo volevo fare prima in vitro e poi su cadavere. Questo è il percorso che vorrei fare. Infatti ho chiesto a Luca Comuzzi se voleva condividere questa esperienza, perché più siamo meglio è. Ho fatto un po' di corsi sugli zigomatici a mano libera e con le mascherine chirurgiche della Noris su cadavere, e ho imparato la tecnica dal dottor Grecchi su questo percorso extrasinusale, sia a mano libera sia con le mascherine chirurgiche. Solo che la coppia di mascherine chirurgiche per fare un intervento di zigomatici costa 2.500 euro più IVA. Per cui se riusciamo a trovare un protocollo con il Navident, questo potrebbe essere un grande vantaggio. I prossimi 10 anni, a parere mio, saranno tutti vorranno fare impianti zigomatici. Molte Olon 4, Olon 6 di 15 anni fa con innesti d'osso fallite, non ci sarà la possibilità di fare ulteriori bone grafting. Quindi lo zigomatico per i prossimi 10 anni, secondo me,
sarà un impianto che andrà di moda. Per cui trovare una strada per fare quantomeno un ibrido, non dico un quad, però anche il quad penso, cioè, non penso sia difficile da poter trovare questo, da poter attuare questo protocollo, ma quantomeno l'ibrido con due zigomatici, due pterigoidei, che ne so, due impianti in zona frontale, potrebbe essere un tipo di intervento che si può fare a livello clinico in uno studio odontoiatrico tranquillamente. Okay. Senti, come lo vedi l'utilizzo del piezo per fare gli zigomatici? Guarda, perché sai, usare le frese lunghe così, direi che forse il piezo potrebbe essere una buona soluzione anche per gli zigomatici. Che guarda, ne pensi? Ti faccio vedere al volo qual è il tipo di protocollo che si utilizza con le mascherine chirurgiche. Te lo faccio vedere subito, un attimo solo che Luca mi sta condividendo lo schermo. Te lo faccio vedere subito. Allora, perché tutto nasce... Allora, le mascherine chirurgiche devi avere una grande segmentazione, no? Però il percorso fatto con le mascherine chirurgiche, che sono queste qui, vedi, hanno un doppio anello in basso e in alto. Aspetta, eh? Ecco qua. Si piazza la mascherina chirurgica, si vede, no? Sì, sì. Per non invadere l'orbita ed essere avere un percorso extrasinusale, tutto nasce dal fatto che tu devi spianare la parte d'osso basale e qui la parte sotto questo anellino qui, no? Quindi tu devi fare una pianificazione sul Navident che è extrasinusale. Ovviamente però ti trovi un impianto che è, diciamo, in parte dentro, in parte fuori quest'osso. Quindi tu, è come se questa parte qui nell'osteotomia non la devi considerare, no? La parte finale da considerare è solo quella apicale, perché ti faccio vedere, vabbè, questo è il lembo, si posiziona la dima, ti faccio vedere, un attimo solo, questo è l'opterigoideo, va bene, non ci interessa. Ok, la prima parte, vedi, viene fatta con una fresa a pallina, quindi tu, se hai il tuo impianto pianificato, anche con Navident puoi seguire questa fresa a pallina finché non arrivi al centro del tuo impianto pianificato, no? Finché non hai tolto tutto l'osso, ok? Sì. Tu ce l'hai pianificato, quindi con la fresa a pallina i primi 3-4 mm, finché non ti liberi tutta quella parte lì, la puoi seguire. Così come nella parte che sta, diciamo... immediatamente al di sopra del seno mascellare, poi anche con questa fresa diamantata puoi lisciarti tutta quella parte e portarti fino al centro del tuo impianto pianificato, ok? Una volta che tu con questa, diciamo, fresa ti sei portato al centro del tuo impianto pianificato, a te non rimane altro che prendere, non è questa, la fresa pilota, che è questa qui, e fare soltanto la parte apicale, no? Tanto l'impianto poi ti rimane appoggiato, tranne che per la parte filettata. Vedi, tu vai avanti, qui segui la mascherina chirurgica, però ti faccio vedere, alla fine l'impianto, vedi, è tutto fuori, è tutto extrasinusale, tranne la parte filettata che sta nello zigomo. Quindi noi dobbiamo utilizzare le prime frese per spianare l'osso e tu lo vedi proprio finché non arrivi al centro della tua pianificazione implantare. Quindi utilizzi solo una fresa, che può essere anche con il piezo, ma secondo me si può fare benissimo con il micromotore, per tracciarti la parte filettata.
Vabbè, va provato, Luca, non è... Ha studiato prima, come dicevi, in vitro e poi magari su cadavere e poi su paziente. Guarda gli errori che sono stati ottenuti tutti da neofiti, sugli impianti con le mascherine chirurgiche degli zigomatici. Parliamo di un grado e 7 di errore, che non è tale, è veramente notevole. 20 clinici neofiti su cadavere. L'articolo che ci hanno pubblicato oggi, che diciamo abbiamo scritto. Ma quindi in che senso tu vuoi applicare il Navident per fare questi impianti? Voglio fare questo protocollo extrasinusale invece che usare le mascherine chirurgiche, il Navident. Ah, ok. Invece delle mascherine chirurgiche. Sì. Ho capito. Però lui lo fa su detenuto. Esatto. No, quello faccio con le mascherine chirurgiche perché già le ho ordinate, quindi ecco. ma perché non è ancora validato il protocollo, adesso lo voglio validare, ci vorrà tempo, ma certo. Ok, io dico questo, Luigi, intanto rimanendo sempre sul discorso dell'ottiricoideo, possiamo rimanere con il fatto, conoscendo la tua generosità e anche la tua spirito di collaborazione, con il fatto che se qualche collega pianifica un ottiricoideo col Navident, ha la possibilità di mandartelo per avere un attimo un check-up su quella che è la posizione dal punto di vista anatomico e quindi avere un attimo di collaborazione che la palatina discendente non sia stata minimamente toccata? Sì. Ok? Quindi questo mi sembra già un ottimo presupposto. Quindi chiunque abbia interesse e volontà di pianificare l'impianto pterigoideo e abbia interesse e curiosità di avere una second opinion da parte di Luigi tramite WhatsApp, diciamo, passando attraverso di me o direttamente tramite Luigi, si può avere questa second opinion. Quindi questo aumentare, no, la diffusione e l'applicazione del Da Vinci Bridge, come abbiamo visto, no, da Luigi. Io direi che a questo punto vedo anche in chat i primi ringraziamenti da parte sia di Marco, di Paolo, di Luca e di Riccardo, e vedendo anche che noi stiamo ormai sull'ora canonica delle 22:30, chiuderei innanzitutto ringraziando Luigi per le immagini, per le esperienze che ha condiviso con noi tutti e per la sua disponibilità, no, e volontà di aiutare tutti nello sviluppo della propria competenza legata alla chirurgia navigata. L'altro aspetto è che il 21 di giugno, quindi tra 2 settimane, Luigi avrà il secondo incontro del Clinical Case Circle, e invece il prossimo lunedì io terminerò con il terzo incontro sulla gestione del cambiamento nello studio odontoiatrico. Quindi eventualmente chi avrà piacere o pazienza a vederlo in diretta lo potrà fare direttamente il 14 di giugno. Invece vedremo di nuovo Luigi il 21 di giugno. Io ho detto questo, Bene. ringrazio tutti e vi auguro a tutti buonanotte. Grazie. Ok. Grazie, ciao.